Trattiamo ora questo esercizio in cui vogliamo studiare la funzione z, che è funzione di due variabili xy. Per cercare i massimi e i minimi assoluti si intende che dobbiamo rispettare un vincolo che deve essere dato. Abbiamo quattro metodi. Metodo di sostituzione è il metodo appunto che vedremo oggi in questo video. Il secondo metodo che potrete trovare in un prossimo video si chiama metodo delle curve di livello ed è un metodo grafico. Invece il terzo metodo, un metodo più algebrico, si chiama metodo dei moltiplicatori di Lagrange. L'ultimo è il metodo che utilizza un determinante denominato Essiano-Orlato. Vediamo oggi quindi cosa si intende col metodo della sostituzione e soprattutto quando esso è da usare. Beh, diciamo che il metodo della sostituzione è da usarsi quando è facile esplicitare la x oppure la y dal vincolo e quindi sostituirlo all'interno della z. Ecco come consiglio di impostare il problema per risolvere la ricerca dei punti di massimo e di minimo soggetti a vincoli. In primo luogo, diciamo, le fasi saranno 5. La prima fase, scrivo innanzitutto le due, diciamo, informazioni principali. Devo scrivere qual è l'espressione della funzione da massimizzare o minimizzare e poi scrivo l'equazione corrispondente al vincolo da rispettare. Faccio notare che entrambi sono equazioni. La seconda fase della nostra procedura è quella in cui scelgo una variabile a mia scelta, appunto, da esplicitare. E quindi la scriverò x in funzione della y oppure il contrario, y in funzione della x. Come terza fase utilizzo l'espressione appena trovata, cioè una di queste due, e la inserisco, la sostituisco all'interno della mia funzione z. Siamo arrivati al quarto punto, quello in cui facendo i calcoli cosa ottengo? Ottengo una nuova espressione della mia z che invece che dipendere come all'inizio da due variabili x e y, dipenderà unicamente da una variabile, quella che io appunto ho manovrato all'interno del secondo passo. Ecco quindi che alla fine, come in tutti i problemi, sono arrivata a dover impostare l'equazione in cui derivo la funzione al fine di trovare i punti stazionari come in qualsiasi altro problema. Per concludere l'esercizio, risolvo la mia derivata prima, trovo il valore della variabile, assieme a questo valore della variabile trovo anche l'altra coordinata, in modo che io troverò il punto di minimo o il punto di massimo assoluto. Una volta che avrò questo punto, sostituendo tali valori xy all'interno della iniziale funzione, troverò anche il corrispondente valore massimo assoluto o minimo assoluto. Ecco quindi che con un esercizio si può chiarire tutto. La consegna è sempre la stessa, determina i punti di massimo o minimo assoluto di che cosa? Della funzione z che deve essere data, soggetto ad un vincolo che è rappresentato da un'equazione. Guardo il vincolo. Vedo che l'equazione del vincolo è un'equazione molto facile da esplicitare, ecco perché sceglierò il metodo della sostituzione. Procedo con le mie fasi. La prima fase mi scrivo in ordine z uguale x alla seconda y e ricopio la funzione vincolo x più y uguale 6. Nella seconda fase della mia procedura esplicito una qualsiasi di queste due variabili. E vista la semplicità, decido di trovare la y perché così sarà più facile la sostituzione. Quindi esplicito, e lo scrivo qua, esplicito la y che viene uguale a 6 meno x. A questo punto sostituisco in z tale espressione. Perciò questa espressione che ho appena ottenuto la vado a sostituire in z. Z uguale x alla seconda per la y, che in questo caso è 6 meno x. Faccio i miei calcoli e ottengo 6x alla seconda meno x alla terza. Osservo subito che questa nuova funzione
funzione z, che è equivalente all'altra, è una funzione che ora dipende soltanto dall'incognita x. Quindi procedo con il mio metodo e decido di derivare la funzione, ovviamente rispetto alla x, lo scrivo, ma è l'unica variabile possibile, e quindi ottengo 6 per 2, 12x meno 3x alla seconda. Pongo uguale a 0 la derivata perché voglio risolverlo e trovare i punti stazionari. Raccolgo il 3x perché vedo che mi risulta più facile, perciò 4 meno x uguale a 0. Risolvo e trovo che il primo punto di massimo o di minimo assoluto, ancora non so, è il valore 0. Il secondo punto di massimo o di minimo assoluto, ancora non so, è uguale a 4. Perciò a questo punto trovo anche il valore della y che, tornando indietro, vediamo, eccolo qua, y si trovava facendo 6 meno x, perciò 6 meno 0 mi dice che, uguale a 6, il primo punto è 0, 6 come coppia di valori. Anche qui 6 meno 4, perciò 2, il secondo punto che denomino b ha le coordinate 4 e 2. Per capire se il punto A sia di massimo o di minimo assoluto, e lo stesso per B, basta semplicemente sostituire i valori delle loro coordinate dentro la Z. Perciò la Z corrispondente al punto A sarà 0 alla seconda per 6, cioè 0. Sostituisco il punto B dentro la funzione Z. Ricordo che la funzione z, lo scrivo qua, era x alla seconda per y, perciò x alla seconda 16 per 2, 32. Vedo senza ombra di dubbio che questo valore è più piccolo e questo è più grande, perciò A è un punto di minimo assoluto, minimo assoluto vincolato e B un valore di massimo assoluto vincolato. L'esercizio si chiude qua.